Ai palazzi volano le botte. Salvini attacca su tutto, sferra un colpo al giorno, ganci, diretti, e Giorgia Meloni para, incassa. Sta aspettando forse il momento per sferrare il gancio decisivo? Ma questo è bianco-nero, io tipo Fiorentina, non mi sì, piace. Sì, no, ma dico, ma voi aspettate per rispondere a giugno, vi togliete le soddisfazioni con un diretto finale? Se arrivavi finale con un guantone viola ne parlavamo, bianco-nero no. Oh, ma allora faccia attenzione, miseria! Faccia attenzione, no, che qui volano. Ne già troppe qua, ecco, di botte. Qua, bisogna va anche darle. No. Un po' si danno, un po' si prendono. Ecco. L'importante è farsi rispettare. Voi ne state dando un po' ultimamente. No, vabbè, no, si danno, si prendono. Ah, l'importante è farsi rispettare, come è giusto che sia, no? Quindi leali, però significa essere appiattiti. Un po' di sana competizione interna. Ma senta, mi dica un po', voi state aspettando il KO di Salvini per entrare sul ring dopo giugno, no? Noi non aspettiamo il KO di nessuno, facciamo la nostra partita a testa alta e con orgoglio di avere i degli buone arbitri. No, quello nemmeno. Al siamo centro del ring. Una squadra competitiva che vuole salire di classifica. E non siete le corde. No, questo no. Tu. Intanto dal ring dell'opposizione Elly Schlein tende la mano a Giuseppe Conte una prima volta, ma lui risponde con un gancio, respinge e accusa il PD di essere bellicista. E allora dagli ambienti del PD, da bordo ring, dicono bisogna reagire e Elly Schlein indossa il guantone. Dovete parare i colpi di Conte soprattutto. No, dobbiamo parare i colpi del governo, diciamo, e dobbiamo chiedere rispetto però a tutti, questo sì, per il Partito Democratico, soprattutto alle forze che dovrebbero essere nostre alleate. Attenzione però, attenzione. Oh, allora, ma qui stanno volando dei ganci. No, non glielo do perché lei... Meno male. Alle regionali dovrete andare insieme, questo ring bisogna un attimo... No. Quella è un'altra questione. Allora, in alcune regioni si può fare e a quel punto sul ring ci saliamo insieme con un bel progetto, un bei guantoni duri, ma se i guantoni ce l'hai molli, in alcune regioni... E intanto ne avete tirato un altro pure azione, perché c'è stata questa campagna acquisti, no? Quindi state combattendo su tutti i fronti. La campagna acquisti di quella della Roma, parametri zero. No. Non contento, il Movimento 5 Stelle chiama sul ring anche azione. Perché? Ma perché sul ring? Si trovano in un movimento oggi che vuole terminare il sostegno all'Ucraina. È indeciso tra Biden e Trump. Io voglio bene a Conte, ma mi pare ci sia un problema di fondamentali. E questi ragazzi, nonché colleghi, dicono vorremmo andare in un partito che sia europeista e con una politica estera minimamente difendibile. Credo che il punto sia questo. Quindi sta restituendo il gancio a Conte. No, ma io cerco di restituire la realtà dei fatti. Poi a me non piace dare non gancio. Non mi faccia il bellicista. Schiva e colpisce. Faccio vedere come schiva. Ecco, schiva bene però. Bisogna solo essere leali. Mai colpi sotto la cintola, mi raccomando. E quando l'arbitro dice stop, uno si deve fermare. Però qualche colpo sì. Ma non è colpo, diciamo sono carezze, buffetti. Ah, così. Sì, ecco, anche un po' più forte, poi ho paura. Bene, prova a dire, le faccio una carezza. Grazie.